Ben ritrovati a tutti all'appuntamento con il TG Flash di Cronaca 4 di lunedì 4 giugno. Andiamo a scoprire le notizie più importanti di oggi per quanto riguarda la provincia della Spezia. Promettono premi in cambio di informazioni sulla salute dei cittadini. Vittime della truffa nelle ultime settimane, decine e decine di anziani nella provincia della Spezia. Sentiamo. Aumentano i raggiri e le truffe a danno degli anziani, un'escalation che deve preoccupare. La casistica di questi episodi è purtroppo ampia e in continuo sviluppo, come emerge da ciò che sta accadendo nella provincia spezzina nelle ultime settimane, dove alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate da presunti operatori sanitari che avevano come obiettivo quello di fissare appuntamenti per fare domande sullo stato di salute, promettendo in cambio regali. Immediata è stata la presa di posizione dell'ASL 5 Spezzina, che ha messo in guardia i cittadini, spiegando che le rilevazioni di informazioni necessarie all'ASL sono sempre precedute da lettere informative all'interessato e al suo medico di famiglia. Nei contatti telefonici con i cittadini, gli operatori dell'ASL si qualificano sempre citando il proprio nome e cognome, servizio di appartenenza, ed inoltre nessuna rilevazione di dati da parte dell'ASL è mai accompagnata da regali o premi. L'azienda sanitaria spezzina ha quindi prontamente invitato tutti a segnalare i singoli casi alle autorità di pubblica sicurezza per evitare di subire truffe, raggiri o furti a coloro che ricevono telefonate da parte di presunti operatori ASL. Inoltre, in caso di dubbio, può essere utile prendere informazioni dal proprio medico di famiglia. Ed ora in breve tutte le notizie di oggi. Cantieri ex Baglietto, dopo la Spezia, buone notizie anche per Varazze, 4 milioni e 400 mila euro, la quadra dovrebbe essere questa sul prezzo per l'acquisizione degli ex cantieri Baglietto. Dopo l'intensificarsi della trattativa tra il legale della procedura Federico Galantini e il gruppo Vitelli, il marchio leader Azimut Yacht Benetti, questa ha annunciato il presidente della Regione Liguria Claudio Burlando, dovrebbe essere la volta buona. 13 milioni e mezzo di finanziamenti europei del Fondo di solidarietà per gli alluvionati è la cifra stanziata a favore degli abitanti delle Cinque Terre colpiti dall'alluvione dello scorso 25 ottobre. È il risultato del lavoro di lobbying, ha spiegato l'assessore regionale al bilancio Pippo Rossetti, portato avanti dalla Regione Liguria, che ha saputo individuare ulteriori strade di accesso alle risorse. Raccolta domiciliare, passi in avanti sostanziali nel comune di Levanto. Dopo un solo mese il risultato è di quelli significativi. La percentuale della raccolta differenziata infatti è passata dal 33 al 70%. L'obiettivo dell'amministrazione comunale di Levanto è quello di potenziare la fase 3 del progetto, quella rivolta ad affrontare la stagione balneare, che costituirà un vero e proprio banco di prova per le aspettative del comune. 50 anni dopo la sua costruzione, lo stadio Miro Luperi di Sarzana sarà illuminato e finalmente potrà ospitare partite di calcio, gare di atletica e manifestazioni in notturna. Lo conferma l'amministrazione comunale. Oltre all'illuminazione del Luperi saranno previsti altri interventi nell'adiacente impianto Berghini della Cittadella dello Sport, due tribune laterali sul campo a 11 e dei parcheggi pubblici nei pressi del campo a 7. Antonello Venditti in concerto a Sarzana. Sono già in vendita sul circuito Antonello Venditti sarà in concerto a Sarzana, sono già in vendita nel circuito Ticket One i biglietti per quello che sarà un giovedì 25 luglio di spettacolo con uno dei cantautori più celebri della musica italiana. Il concerto di Venditti sostituisce di fatto quello annunciato e poi saltato di Lenny Kravitz. Il cantante romano torna a Sarzana dopo più di 30 anni dall'ultima volta, fu il 1978. Apriamo la pagina sportiva perché sarà un palio avvincente all'insegna dell'imprevisto, le sorprese per la manifestazione di quest'anno in programma domenica 5 agosto in passeggiata Morin non mancheranno, come emerge dalle prime gare pre-palio. Il servizio. Sarà una stagione pre-palio equilibrata e ricca di sorprese. La considerazione sorge spontanea dopo la gara organizzata dalla borgata di Fossamastra, che ha visto primeggiare nell'ordine Lerici, Muggiano e Fezzano.
Se nelle categorie femminile junior il leitmotiv è stato quello dei due precedenti appuntamenti, nella competizione senior ha prevalso l'effetto novità. È stato l'equipaggio del Fezzano a trionfare al termine di 2000 metri tiratissimi nel segno della sfida serrata con le imbarcazioni di Cadimare Canaletto. Daniele Zampieri, Riccardo Muzzi, Mattia Danubio e Cristian Biagioni, timonati da Francesca Di Santo, sono i protagonisti della prima vittoria del 2012 degli squali fezzanotti, abili a lasciarsi alle spalle equipaggi agguerriti come Cadimare, Canaletto, Porto Venere, Marola e Muggiano. Settimo Le Grazie, ottavo invece un Lerici sottotono, a seguire Fossa Mastra, CRD di Tellaro. San Terenzo, squalificata la Venere Azzurra. Combattuta anche la gara junior, con Muggiano e CRDD a darsi battaglia sino alla boa del traguardo. Alla fine a prevalere per la terza volta consecutiva sono stati Rosso-Blu, Giacomo Boni, Gianluca Passano, Daniel Costa, Michele Di Maggio, timonati da Alice Berlenghi, che mettono in chiaro di voler essere l'armo da battere anche il giorno della resa dei conti. Terzo posto per il Canaletto, poi Porto Venere, Le Grazie e Cadimare, Lerici, Venere Azzurre e San Terenzo, in attesa del rientro dei campioni in carica del Marola, ma anche di Fezzano e Fossa Mastra. Tra le donne non hanno più intenzione di fermarsi le ragazze del Lerici, anche ieri artefici di una prestazione senza sbavature. Chiara Lazzoni, Sara Pintus, Tania Marone, Sara Galletti, timonate da Suami De Cicco, hanno domato le avversarie senza mai rischiare nulla, precedendo di 6 secondi le più temute rivali del Cadimare. Terzo posto per il Canaletto, prima di Fezzano, San Terenzo e Tellaro, squalificato il Fossa Mastra. Vi ricordo come sempre che queste altre notizie potete trovarle con aggiornamenti frequenti su quello che succede nella provincia della Spezia cliccando sul sito cronaca4.it tutti i giorni, anche il quotidiano in formato PDF. Tutto per oggi, grazie per averci seguito e alla prossima!